Salve a tutti, negli ultimi tempi stiamo pubblicando più frequentemente e questo perché stanno emergendo numerosi retroscena e colpi di scena interessanti. Oggi vi proponiamo un momento clou con Berlinguer che svela un episodio inquietante riguardante la RAI e come abbia trattato il contratto di Orsini come carta straccia. Non siamo certo sostenitori delle dittature, ma in Occidente la parola democrazia a volte sembra usata solo a scopo retorico, se non addirittura peggio. Vi invitiamo a lasciare un commento. È un piccolo gesto che aiuta molto l'algoritmo, soprattutto quando trattiamo temi delicati. Grazie di cuore per il vostro supporto e buona visione. Attenzione, ho portato nera al professor Orsini. Poco fa un'agenzia dice la direzione di Rai 3, d'intesa con l'amministratore delegato, ha ritenuto opportuno non dare seguito al contratto del professore. Mi diranno che, come al solito, forse in alcuni casi porto sfiga. Allora, professor Tiziano, vabbè, un scusa, sorriso. Posso dire una cosa? Prego. Secondo lei c'è libertà di espressione in Italia? Il livello di libertà dell'informazione sulla politica internazionale in Italia è pari a quello che esiste in Russia, perché l'Italia è uno stato satellite degli Stati Uniti, quindi tutte le persone che parlano di politica internazionale in televisione, quasi tutte, comunque cosiddetti esperti, vengono prima selezionati a monte. Quando lei dice che c'è questa selezione, no, degli esperti, sembra dimenticare che però lei è stato e continua ad essere molto esposto mediaticamente. Io sono un guerriero intellettuale, io sono un combattente nel mondo della cultura e non ho paura di nessuno. Innanzitutto la mia cultura politica è un coacervo di contraddizioni. Se mi dovessi definire, direi che sono un socialista liberale. Sono in contatto con delle famiglie a Mariupol che mi scrivono tutti i giorni e mi dicono: professore, stanno ammazzando i nostri figli, la prego, parli in televisione. La tesi del mio libro in realtà nasce dall'insoddisfazione del modo in cui vengono gestite le trasmissioni in televisione. Direi che la mia prospettiva non è catastrofista, è però cautamente pessimista. Il 4 dicembre del 2018 in Senato avevo annunciato che ci sarebbe stata sostanzialmente questa invasione. Do il benvenuto al direttore di sicurezza internazionale, dottor Orsini Alessandro. Io penso che Zelensky debba fare pace con se stesso. L'Italia, fino al 1945, non è stata mai una democrazia liberale. Mio nonno ha avuto un'infanzia felice. Posso dire? La ricostruzione che lei ha fatto del mio pensiero. Ti rassicuro una cosa, di non aver capito niente. C'è un eretico che è di fronte a me. È uno studioso, ha scritto libri molto importanti, sia sul terrorismo, sull'immigrazione. Dice delle cose che sono divisive. Scomode? Sì, sono scomode. Gli oppositori sono sempre di meno. Nelle mutande gli hanno messo il veleno. Chi si è salvato ha detto che è strano. Chi me l'ha messo il polonio nell'ano. Io stesso, magari su alcune di queste, sono assolutamente in contrapposizione all'uomo che ho davanti a me. Però proprio in un periodo di guerra, io credo che la libertà di parola non può essere messa in soffitta. Per non parlare di quando Giletti per la diretta si prova gli elmetti. E da quando ho cominciato a fare carta bianca, cioè da prima, naturalmente con l'allontanamento dal TG3, ci stava tutto, ero lì da 7 anni, però quell'allontanamento, guarda caso, è arrivato proprio nel momento, pochi mesi prima, che il paese dovesse andare a votare per il referendum voluto fortissimamente dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Poi ho fatto carta bianca e ho avuto l'azienda, ho avuto proprio sempre la netta sensazione di avere un'azienda che non lavorasse per me, ma lavorasse contro di me. E adagio mi sentì malvagio. Voglio fare solo due nomi. Uno, Mauro Corona, può sembrare, diciamo, una figura che magari a tanti di voi potrebbe non piacere, ma mi è stato tolto contro la mia volontà, senza dirmi una parola, dalla sera alla mattina, perché comunque così era stato deciso dai vertici Rai di quel momento. E l'altra, la conoscete tutti, è la vicenda del professor Orsini.
per aver voluto ospitare contro la volontà dell'azienda, che gli ha strappato il contratto il giorno dopo senza comunicarmelo. 8 1 nella conca, svedese. Muovi! Padozzi, è lei? Perché io l'ho scoperto dalle agenzie, il professor Orsini che diceva la sua opinione sull'Ucraina, che si può condividere o non condividere, ma che comunque è un'opinione che rappresenta anche una parte importante di questo paese, perché in tanti la pensano come lui. Io ho rischiato per un anno intero la chiusura della mia trasmissione. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Di carta bianca, e ho dovuto chiedere al professore di partecipare gratuitamente per un anno, quando vi assicuro che dalla concorrenza, ho assistito io alle telefonate che gli arrivavano, gli offrivano 3.500 euro a puntata, perché in quel momento il professor Orsini, lo sapete, andava molto molto bene con gli ascolti. È capitato a me di stare con lui la mattina alle 10 quando commentavamo la trasmissione e facevamo il punto di quello che di come dovevamo comportarci durante la settimana, proprio per fronteggiare questa situazione di grave difficoltà con la mia azienda, di assistere a queste telefonate che arrivavano, credetemi, da tutta la concorrenza, dalla 7 e da Mediaset, perché tutti ci tenevano ad averlo. Gli devo dire grazie per essere rimasto con me gratis, senza prendere una lira, quando ne poteva prendere davvero tantissime, per tutto l'anno, in cui l'ultimo anno in cui ho fatto carta bianca. E viene fuori la vera natura dei soliti stronzi della dittatura. Ringraziamo il professor Orsini per aver avuto il coraggio di non piegarsi al potere del denaro, aiutandoci a vedere oltre la superficialità, come se ci avesse liberato da una cataratta. Le parole sono solo parole, ma possono essere come lupi travestiti da pecore, innocue finché non ne comprendiamo il contesto e il vero significato. Non accusate solo altri paesi di vivere sotto una dittatura o di essere privi di libertà. Meglio illudersi di essere liberi o essere consapevoli delle proprie restrizioni. Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per averci seguito.